Siamo all'ultimo modulo del percorso sulla responsabilità sociale d'impresa che porterà avanti Rossella Sobrero, parlerà di comunicazione e marketing responsabile. Speriamo che il corso, insomma, sia stato interessante, ora vediamo di concluderlo alla grande. Io non do per... Va bene, grazie, grazie dell'invito. Spero appunto che possa essere utile questo incontro conclusivo dedicato alla comunicazione e al marketing responsabile. Appunto, io sono Rossella Sobrero, sono fondatore e presidente di Coinetica, che è una struttura nata 12 anni fa proprio per occuparsi di responsabilità sociale d'impresa. Possiamo dire che siamo stati i primi in Italia con questa vocazione così univoca. E sono docente di comunicazione sociale all'Università degli Studi di Milano e gestisco anche un laboratorio di unconventional marketing all'Università Cattolica, sempre di Milano. Ho detto queste due cose in particolare perché vi farò così vedere alcune riflessioni, alcuni esempi. Di modalità di comunicazione non solo convenzionale, per cui ritengo che questa possa essere una nuova frontiera e poi ne parleremo tra oggi pomeriggio e domani mattina. Naturalmente mi auguro che facciate domande, che mi interrompiate e che ci sia la possibilità anche di avere un confronto. Anche se mi dispiace perché le persone che sono in streaming non possono intervenire. Dicevo di Coinetica, per dirvi che a volte la scelta di un posizionamento molto stretto può essere un pregio, quindi una cosa positiva, ma può essere anche un difetto e quindi una cosa negativa. Che cosa intendo con posizionamento stretto? Noi quando siamo nati ci siamo proprio qualificati come agenzia di comunicazione etica e sociale dedicata alla responsabilità sociale d'impresa. Vuol dire che qualunque azienda, organizzazione, associazione no profit che magari aveva intenzione di sviluppare un progetto di comunicazione, un piano anche di marketing, che non aveva l'obiettivo di parlare di responsabilità sociale d'impresa, non veniva da noi. Quindi noi praticamente ci siamo in qualche modo preclusi la possibilità di lavorare in altri ambiti. Però, a mio parere, è stata anche una scelta giusta, perché in un mercato come quello milanese, che poi è sapete, il mercato più grande dal punto di vista della comunicazione, sia di domanda che di offerta, ci sono tantissime agenzie, tantissime società che offrono relazioni pubbliche, campagne di comunicazione integrata, oggi molto digital PR, quindi in una realtà così ricca di strutture, molte anche internazionali. Quindi sedi italiane ma di grandi network internazionali, serviva anche posizionarsi, cioè è chiaro che noi siamo molto verticali, come si usa dire, no? Invece di essere orizzontali su tanti fronti, su tanti argomenti, siamo molto verticali su un argomento, ma anche, diciamo, per questo probabilmente abbiamo avuto delle organizzazioni che si sono rivolte a noi, pensando che affrontando sempre questo argomento avevamo un maggiore approfondimento. Un'altra cosa che mi fa piacere dirvi è che, anche qui è stata una scelta, abbiamo voluto, lavorare subito su un piano culturale. Mi spiego meglio, la conferenza stampa di lancio di Coinetica avremmo potuto farla in qualsiasi luogo, invece abbiamo scelto di farla presso Isagramma, che è un'organizzazione no profit che si occupa di musicoterapia. E abbiamo scelto di fare una piccola installazione usando il colore azzurro che contraddistingue quell'accento che c'è sul nostro logo,
e utilizzando come momento così diciamo un po' simbolico il tema dell'acqua. Abbiamo per esempio chiesto anche ai ragazzi, che erano ragazzi disabili naturalmente, coordinati da dei musicisti, di scegliere un repertorio dove ci fossero musiche coerenti con quello che dicevamo. Tra l'altro hanno esordito con Rhapsody in Blue di Gershwin, che a me è rimasta nel cuore come momento di lancio anche di Coinetica. Quindi diciamo che quando uno pensa di voler lavorare più sui valori e su dei contenuti strategici e meno sul lancio di un prodotto, che peraltro non c'è nulla di poco rispettoso in quello che dico, intendo dire che la nostra è stata questa scelta, è stato anche secondo me corretto lavorare, presentarsi attraverso modalità un po' diverse dal solito. Insomma, comunque abbiamo avuto molti giornalisti, il Corriere della Sera ci ha dedicato nella pagina milanese una colonna in prima pagina a Milano, che non è così scontato secondo noi, anche perché avevamo appunto dato un taglio molto anche, se vogliamo, sociale e culturale alla nostra presentazione. Un'altra cosa che abbiamo fatto subito è lanciare una specie di forum di giornate dedicate alla comunicazione etica e sociale. Abbiamo organizzato 6 incontri, uno ogni 15 giorni, a numero chiuso. Abbiamo invitato 30 persone, diciamo 10 dal mondo dell'impresa, 10 dal mondo no profit e altri dal mondo, diciamo, un po' delle ricerche, della comunicazione, eccetera. Per ogni incontro abbiamo invitato un personaggio. Ovviamente abbiamo lavorato sui nostri rapporti, sulle reti di amicizia, che raccontava, che rifletteva su uno dei temi dell'etica dal punto di vista del ricercatore sociale, del giornalista piuttosto che dell'economista o dell'uomo di marketing, e invitando le 30 persone che in questo workshop erano presenti poi a elaborare un pensiero e a ripresentarlo, quindi usando una modalità di condivisione dei contenuti e delle idee. Tra le persone che hanno accettato il nostro invito, qua ripeto anche grazie ai buoni rapporti che avevamo, c'è stato Antonio Calabrò, che allora era direttore del Sole 24 Ore, che adesso è responsabile della comunicazione di Pirelli, piuttosto che Carla Collicelli, direttore del Censis, Giorgio Fiorentini, docente di marketing dell'Università Bocconi, eccetera. Questa è stata per noi una scelta. Abbiamo sempre affiancato anche un discussant al relatore, il relatore aveva poi 15 minuti per introdurre la sua riflessione. Il discussant è stato per 3 volte Gianni Cottardo, allora presidente, ex presidente di Pubblicità Progresso, presidente dell'ATP, e Ugo Castellano, che era responsabile di Young & Rubicam, quindi di due grandi, tra l'altro anche tutte e due avevano lavorato in grandi multinazionali, Cottardo nella McCann Erison e appunto Castellano in Young & Rubicam. Questo è stato il nostro modo di presentarci, diciamo, al mercato. Devo dire che questo ci ha aiutato anche a farci conoscere abbastanza rapidamente come sono quelli che si occupano della responsabilità sociale d'impresa. Quindi poi appunto ognuno può decidere che tipo di caratterizzazione dare al proprio business. Noi abbiamo scelto questa, no? L'attenzione ai valori, l'attenzione alla cultura, l'impegno sociale, spingendo anche le organizzazioni profit e no profit con le quali siamo entrati in contatto a intraprendere dei percorsi di responsabilità sociale. Questo era per dire un po' chi sono. Anche l'insegnamento mi interessa molto, perché trasferire ai giovani
quanto così, l'esperienza ti ha portato a conoscere è importante, ma è anche altrettanto importante recuperare una dimensione magari diversa, che è una visione che un ragazzo magari di 20 anni, 25 anni può avere e che può stimolare anche il nostro lavoro. Quindi per me la formazione è un momento di condivisione, certo, per cui mi auguro che anche oggi sia così. Cioè io cerco di comunicare alcune cose che so e mi aspetto di portare a casa anche qualche idea, qualche stimolo, qualche suggestione, qualche riflessione. Premessa chiusa, dice, allora se cominciamo così, no. Il tema di oggi, come sapete, è appunto la comunicazione e il marketing, è un tema amplissimo. Io ho pensato di articolare diciamo tra oggi pomeriggio e domani questo incontro con dei sottotitoli che sono forse un po' criptici, però mi sembravano più intriganti. Highlight del nostro tempo sono i grandi problemi della nostra società, però a fronte di grandi problemi anche piccole azioni di CSR, cioè quello che può fare anche una piccola impresa, una piccola organizzazione. Poi parleremo di cambiamenti nella comunicazione, che sono cambiamenti enormi, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, strumenti in evoluzione, perché uno scenario che cambia deve cambiare anche naturalmente gli strumenti. Poi, come vi dicevo, un focus sull'unconventional marketing e alcuni assaggi di marketing tribale, per poi alcune piccole considerazioni conclusive. Ci sono domande su questa articolazione? Allora, non sono abbastanza criptici, ho capito. Sull'articolazione no, sull'articolazione no, sul contenuto, ma poi immagino che andremo a esplicarli uno per uno, quindi. Sì, vi lascio un po' di suspense. Un po' di suspense, eh? Soprattutto marketing tribale. Allora, andiamo per ordine, iniziamo. Beh, io ho sentito nel momento in cui mi sposto ho sentito il dovere di riprendere 2 definizioni, anche se immagino che ne abbiate parlato anche nelle scorse settimane, che è quella di sviluppo sostenibile, che diciamo in parole povere è non usare tutte le risorse oggi perché domani chi verrà non ne avrà più, e che diciamo ancora si lega a una frase, una definizione che è stata data nel 1987 nel rapporto Burdlan, che dice: lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore. Se ci pensate è bellissimo, peccato che dal 1987 diciamo, si è parlato tanto di sviluppo sostenibile, ma poi in realtà non è che a questo approccio è stato poi così mantenuto. L'altra definizione, che ovviamente in questo tipo di corso era da ricordare, era quella di responsabilità sociale d'impresa, che, come dico io, è la definizione anche qua semplicissima: conciliare il business con l'attenzione all'ambiente sociale, punto. Poi tutto quello che uno dice in più serve per arricchimento, però questo è il cuore. Nessuno dice alle imprese di non fare, di non avere attenzione al proprio business, ci mancherebbe altro, cioè devono fare profitto perché è nella missione dell'impresa, ma nello stesso tempo devono stare attenti a coniugare la propria attività con l'attenzione all'ambiente sociale. Il grado di attenzione che uno può dare a questi 2 grandissimi ambiti naturalmente varia. Ci sono imprese che sono fortemente impegnate a tenere insieme queste varie dimensioni, quindi la dimensione economica, la dimensione ambientale, la dimensione sociale, e ci sono invece imprese che per esempio usano in modo strumentale
diciamo, l'attenzione all'ambiente facendo quello che, come sapete, si chiama greenwashing. Quindi, diciamo, dandosi una pennellata di verde, ma sostanzialmente non modificando il proprio approccio. Rispetto al percorso che avete fatto, vi ritrovate in questa definizione? Sì, almeno su questa credo che oramai ci sia abbastanza consenso. Devo dire che in Italia, appunto, come sapete, adottare pratiche di CSR è una scelta volontaria, quindi non c'è nessun obbligo. Ci sono delle nuove normative che sono state approvate, anzi una direttiva che è stata approvata a maggio dall'Unione Europea, che dice che le imprese sopra un certo numero di dipendenti, di fatturato, dovranno obbligatoriamente fare il bilancio sociale, cosa che in Italia non è ancora ovviamente obbligatorio, però ci vorrà ancora del tempo prima che i singoli governi, in questo caso il governo italiano, recepisca questa direttiva. Però fare il bilancio sociale, cioè, a me ogni tanto viene da ridere, perché uno dice, ah, sto preparando il bilancio sociale, ma per fare un bilancio sociale devi aver fatto tutta una serie di attività che poi possono essere raccontate, misurate, illustrate tramite il bilancio sociale. Un'azienda che ti chiama per chiederti, mi fai un bilancio sociale, senza essersi prima interrogata che cosa ha fatto, non parte bene. Perché però poi ci sono queste critiche, dice, ma con i bilanci sociali sembrano brochure patinate, che sono critiche giuste, perché appunto a mio parere prima devi fare e poi devi dire, o perlomeno adesso devi fare e anche dire, nell'ordine secondo me prima fare e poi dire, però insomma su questo si può anche discutere. Ma è molto molto importante non riempire di appunto belle immagini e di frasi auliche i report sociali, ma trasmettere i contenuti che realmente uno ha poi sviluppato nella propria organizzazione. Rispetto al lavoro di coenetica, come vi approcciate? Cioè, voi seguite l'azienda sin dall'inizio nella sviluppo di azioni di responsabilità sociale e poi anche nella comunicazione, oppure soltanto nella parte finale dopo che l'azienda l'ha fatta e quindi andate a raccogliere le azioni fatte? Mi piacerebbe poter dire che seguiamo la fase progettuale, però capita molto raramente, ci è più capitato delle aziende che ci chiamano dicendo siamo a questo punto, abbiamo bisogno di comunicarlo. Noi cerchiamo di insistere perché tutti gli strumenti siano prima di tutto costruiti all'interno dell'azienda, poi con il consulente, con l'agenzia, cosa che non sempre altri fanno, perché per noi è fondamentale il processo di condivisione. Appunto, un codice etico, cioè voglio dire, facilissimo prendere, copiarlo, ce ne sono talmente tanti in internet, che senso ha pagare un consulente perché te lo sistemi? Ha molto più senso chiedere al consulente che ti accompagni in un processo interno dove l'azienda ai vari livelli contribuisce alla definizione dei contenuti, la carta dei valori, piuttosto che il codice di comportamento, piuttosto che del codice etico, piuttosto che di un bilancio sociale. Anche il bilancio sociale può essere uno strumento importante non solo per rendicontare all'esterno la propria attività, ma anche per poter far crescere all'interno un certo tipo di sensibilità. Abbiamo fatto bilanci sociali sia per realtà profit sia per no profit, perché anche le organizzazioni no profit, che uno dice, beh, che bisogno ha una no profit di fare un bilancio sociale? A parte che la no profit dovrebbe chiamarlo bilancio di missione, perché sociale è la sua missione, no? Infatti qualche organizzazione lo chiama bilancio di missione. Ma anche per un'organizzazione no profit, soprattutto nel momento in cui si interfaccia per esempio con un'azienda, deve
anche in qualche modo usare un linguaggio che anche l'azienda comprende, quindi far vedere che è attenta agli indicatori, far vedere che è attenta ai risultati, far capire che c'è una particolare relazione con i diversi stakeholder. Quindi per tutte le organizzazioni è importante, purtroppo forse quelle tra il settore dove siamo ancora un po' più indietro è la pubblica amministrazione. Certo, c'è qualche caso di eccellenza, perché c'è, però mediamente le pubbliche amministrazioni non sono brave né nel fare il processo interno, né nel poi realizzare degli strumenti che possano appunto far capire per esempio ai cittadini come sono stati spesi i loro soldi. Ci sono degli esempi positivi, anche i cosiddetti bilanci partecipati, dove l'amministrazione coinvolge appunto i cittadini, ma veramente su 8.000 comuni in Italia, cioè che conosca io, ce ne saranno 5 o 6, un po' poco come media, per cui c'è bisogno di, insomma, vabbè, poi è un problema generale quello della pubblica amministrazione, adesso qui ci stiamo parlando del bilancio sociale, ma c'è dietro ben più situazioni ben più complesse che non solo la stesura di un documento. Vado? Va bene. Allora, quali sono i grandi problemi del nostro tempo? Sono tantissimi. Io ne ho citati 5, però ce ne sono molti, molti di più. Mi sembra importante dire che però accanto ai problemi ci sono anche delle possibili soluzioni, che non sono naturalmente né facili né alla portata così immediata, ma possono essere, così di stimolo per cercare anche di fare piani di comunicazione e di marketing adeguati. Tra i problemi che pongo alla vostra evidenza c'è quello del riscaldamento del pianeta, la fusione dei ghiacciai, la deforestazione, la desertificazione, l'aumento dei consumi di acqua, energia, materie prime. Molti di questi problemi sono connessi tra loro, è chiaro che il riscaldamento del pianeta ha a che fare con la fusione dei ghiacciai, piuttosto ce ne sono molti altri, questi sono. Però appunto a fronte di tanti problemi abbiamo le organizzazioni che comunque stanno diventando più sostenibili, un po' per forza e un po' per convinzione. C'è un cambiamento negli stili di vita e di consumo, poi se avremo tempo vi farò vedere i risultati di un'indagine che abbiamo fatto con un istituto di ricerca che è stata presentata meno di 2 mesi fa, che dimostra proprio come stanno cambiando gli stili di vita e di consumo. Nuove leggi, norme, accordi internazionali, per esempio se l'Europa dice agli Stati membri che bisogna che le aziende facciano bilancio sociale e poi diventa obbligatorio, bisogna che anche i diversi governi prendano provvedimenti, anche la finanza diventa etica, forse questo è l'auspicio più, così, più condivisibile, perché per il momento la finanza sappiamo che è un punto molto molto delicato, e più collaborazione tra i diversi attori sociali. Si usa dire che stiamo un po' andando verso una sharing economy, questo vuol dire sharing, vuol dire condivisione, un po' anche per la crisi, per cui meno soldi che girano e più necessità di collaborare tra profit e no profit, pubblico e privato, organizzazioni tra loro, imprese della propria filiera, imprese con appunto cooperative sociali, eccetera eccetera. Quindi la collaborazione tra i diversi attori sociali è sicuramente una delle ultime tendenze. Parlando di riscaldamento del pianeta, noi sappiamo che ci sono purtroppo, non dico tutti i giorni, ma insomma con grande frequenza, grandi situazioni negative, per non dire tragedie.
Qui non so se riuscite a capire di che cosa si tratta. Dove siamo secondo voi? Scusa? No. No, questa è una scritta. È Catrina, sì. Per dire che appunto anche in un paese diciamo ben organizzato, perché comunque gli Stati Uniti, no, sono ben organizzati. Voi vi ricordate quando è successo il disastro di Katrina, che anche lì, oltre al problema a monte, che sta a monte, anche quanto poco c'è stato a livello di soccorsi e di organizzazione. Quindi il riscaldamento del pianeta non è un problema che riguarda solo, non so, le Maldive, che saranno forse coperte dalle acque, o Venezia, che vedrà sempre di più l'acqua alta, ma riguarda veramente un po' tutto il mondo, e su questo bisogna fare delle riflessioni. Questa è un'immagine molto molto preoccupante, perché fa vedere come questo ghiacciaio arrivava nel 1990 fino a quel punto dove c'è il cartello, e come oggi si sia addirittura retrocesso, ma in modo molto significativo. Chiaro che anche, allora, può sembrare strano, io ovviamente non sono un'esperta né di meteorologia né di geologia né di biologia, perché non è il mio campo, però apparentemente sembra strano che le alluvioni e poi ci siano i problemi di aridità del suolo, piuttosto che, no, ma perché noi siamo interconnessi, per cui può anche essere che in una zona del pianeta si verifichino delle situazioni che hanno ripercussioni su altre zone. Il tema di cui tanto si parla, che è la deforestazione, questa qui è la foresta amazzonica, ecco, voi sapete che nonostante l'attenzione del mondo sul problema della deforestazione, in particolare per quello che riguarda l'Amazzonia, si continua a disboscare, ma in modo deforestare in modo molto molto pesante, e questo ha un impatto negativo non solo sulle popolazioni che vivono in quel luogo, ma su tutto il mondo, per cui è un problema molto molto serio quello del pianeta. Non so se qualcuno di voi sa che nel 2012 c'è stata la conferenza di Rio, che infatti si chiamava Rio più 20, perché la prima conferenza che si occupava appunto dei grandi problemi del pianeta era stata a Rio nel 1992. Rio più 20 è stata 2 anni fa, è stata diciamo molto deludente, perché gli accordi tra i governi non hanno portato praticamente a nessuna scelta di fondo, perché vuol dire che ognuno pensa per sé, e che e l'unica cosa diciamo positiva è stata l'attività che ha fatto il Global Compact, dove le aziende si sono impegnate a trovare delle soluzioni. Quindi diciamo, a fronte di una mancanza di impegno dei governi, c'è stato almeno un impegno da parte delle imprese. C'è ancora tantissimo da fare, eh? Non è che possiamo pensare che basta un accordo fatto io a Global Compact. Tutti i giorni noi sentiamo problemi, al di là dei disastri ambientali provocati magari appunto da grandi imprese, ma al di là di fatti diciamo in qualche modo eclatanti e clamorosi, è proprio la produzione normale di CO2, piuttosto che l'inquinamento delle acque, piuttosto che di emissioni di particelle inquinanti in atmosfera, cioè diciamo è la normalità che porta, non è la tragedia gravissima, ma che se fosse solo quella tragedia, invece di quella tragedia si parla del fatto che invece mediamente l'inquinamento continua a crescere, non si parla. Non so se ne parlerai dopo, però perdonami se ti anticipo. Anche a livello di comunicazione, mentre le ONG che parlano HIV, AIDS, fanno una comunicazione costante, le ONG che parlano
di protezione ambientale fanno una comunicazione più, tranne Greenpeace ovviamente, più a spot, succede il diluvio, comunicazione raccolta fondi. È così, è la mia percezione che è sbagliata. No, purtroppo è così. L'attenzione ai problemi ambientali non è costante e non è tra l'altro incisiva, perché questo è poi il problema, no? Non porta poi risultati un po' più significativi. Devo dire che le persone stanno cambiando, e poi ci arriviamo quando parliamo di nuovi stili di vita e di consumo, perché fortunatamente anche grazie al fatto che oggi con il web si può informarsi, si può acquisire, no, anche dati eccetera. Non ve l'ho portato, ma c'è un video della NASA che fa vedere quanto è aumentato il calore sul pianeta, che fa impressione, e quello lo può guardare chiunque perché io l'ho trovato sul web, per cui non c'è bisogno di fare quello specifico magari corso, lo si può guardare. Allora, se le persone faranno pressione presso da una parte i governi e dall'altra anche le organizzazioni no profit, perché ci sia una costante attenzione e una sensibilizzazione molto forte, forse qualcosa cambierà. Certo che oggi quando c'è lo tsunami tutti si commuovono, quando ci sono le grandi emergenze, che peraltro purtroppo sono anche molto vicine a casa nostra, magari uno fa una bella campagna di raccolta fondi e ottiene anche dei buoni risultati, però non si va mai a fondo del problema. Pensate che Pubblicità Progresso, poi magari se volete lo cerchiamo il video perché è in rete, ha fatto nel 1976 una campagna video con uno spot legato al tema delle esondazioni delle acque, dicendo ai cittadini, no, ci vuole un piano delle acque, bisogna che i singoli, le singole strutture, quindi che può essere a livello comunale, provinciale, regionale, stiano dentro in un piano comune per evitare che ci siano dei disastri. Ecco, vedete che cosa è successo? Cioè, in questo caso io lo porto purtroppo come esempio che non ha portato non solo soluzioni, ma la cosa è del tutto peggiorata. Quindi non basta, mi spiace dirlo, ma non basta una comunicazione anche fatta bene, c'è bisogno che cresca una cultura per cui c'è una spinta dal basso. Quindi se tutti cominciano a dire che non si può andare avanti così, allora io penso, ma non sono solo io a pensarla, che anche le imprese cambieranno. Qui anticipiamo quello che poi diremo anche nelle prossime ore, eccetera, perché ci sarà un effetto panino. Questa non è affatto una cosa tecnica, come la dico io, però secondo me è molto convincente, perché l'azienda sta nel mezzo, no? Sotto c'è la spinta del cittadino, che è sempre più consapevole, responsabile, non ancora abbastanza però, e che quindi lo spinge, perché quindi è un mercato che cambia, l'azienda si deve tenere conto della spinta dal basso. Sopra, l'altra metà del panino, sono le leggi, quindi se diventa più stringente la regolamentazione, no, sull'uso dell'acqua, sull'uso delle risorse, è chiaro che l'azienda deve, o decide di correre in anticipo e comincia a portarsi avanti adottando, non so, strutture per limitare le emissioni in atmosfera, eccetera, eccetera, oppure ci sarà comunque costretta, perché arriverà una legge, perché se tu non la rispetti, no, puoi essere passibile anche di gravi sanzioni. Quindi, perché lo chiamo effetto panino? Perché da una parte dal basso, dall'altra dall'alto, ma l'impresa deve cambiare. C'è chi l'ha capito già e sta facendo già dei passi per cambiare, e quindi in qualche modo sembrano gli innovatori, perché hanno capito che il mercato così sta dando dei segnali molto forti, ma però c'è ancora una grande maggioranza di aziende che questo non l'ha capito. Perché io sono convinta che
il problema, uno, cioè, sicuramente un problema grosso sarà anche una riconversione delle modalità di fare business, quindi sempre farlo ma in un'altra modalità. Io qua vi parlo di desertificazione con questa immagine che è sconvolgente, perché non, se vi dico di dov'è, voi pensate naturalmente all'Africa subsahariana, pensate all'Etiopia, no? Invece sapete dov'è? No, non è Foggia, ma è Sicilia. È Sicilia. Quindi anche qui il tema della cioè non sono problemi che riguardano, a parte che non è una bella cosa dire beh, riguardano gli altri e non me, mi sembra proprio un modo di però anche qualora uno volesse dire tanto non mi riguardano, non è vero, ti riguardano, e come, perché comunque i problemi a livello proprio globale, cioè i problemi che sembrano globali hanno anche delle ripercussioni a livello locale e a volte creano, io dico sempre, pensate se perché qui non ho messo il tema della sovrapopolazione, ma se 1.400.000 cinesi e 1.000.000, non so quanto, di indiani, che se ognuno di loro volesse la lavatrice, perché non deve volere una lavatrice un cinese, un indiano? Se tutti volessero una lavatrice, e ne avrebbero anche diritto, idealmente, perché poi è chiaro che se uno patisce la fame non è che pensa di avere la lavatrice, però idealmente se uno aspirasse ad avere uno strumento, uno di quelli che tanti strumenti tecnologici eccetera che tutti noi abbiamo in casa, voi pensate che il mondo collassa. Se da 7 miliardi come siamo adesso passiamo a 9 miliardi come tutte le statistiche dicono, ecco, fatevi conto di come questi problemi, che sono legati poi a dove vado a coltivare, che tipo di produzione faccio, è veramente uno scenario che è allarmante. Ecco, allora bisogna appunto cambiare stili di vita e di consumo, cambiare il modo di fare business, cambiare il modo di amministrare, quindi siamo nell'epoca del cambiamento. Se non lo facciamo perché siamo intelligenti, capiamo che va fatto, secondo me il rischio è che saremo costretti a farlo, ma in situazioni di emergenza, e quindi tanto vale pensarci prima. Questa qui dice, che cosa c'entra tutto ciò con la comunicazione? No, c'entra molto, perché le aziende che comunicano questo loro impegno sono quelle che possono essere premiate da un mercato che sente che l'azienda si preoccupa dei problemi del mondo e non solo di fare soldi da dividere con i propri azionisti, quindi c'entra secondo me anche in modo notevole. E naturalmente tutto ciò che dicevo un attimo fa porta a crescere la popolazione, crescono le esigenze, perché quindi maggiore consumo di acqua, di energie, materie prime eccetera eccetera. Come fare? Allora, nessuno ha la ricetta, però appunto come vedete io qui non vi do dati, perché nel senso che io ho dei dati su tutte queste cose, però non volevo annoiarvi, quindi ho preferito lasciare un'immagine evocativa il messaggio, ma cioè, non sono diciamo miei pensieri, sono purtroppo magari fossero solo miei pensieri, sono invece problemi documentati da dati. Dicevo, le organizzazioni diventano sostenibili, chiaramente è un auspicio, però c'è sicuramente una diciamo una maggiore attenzione in particolare ai temi della sostenibilità ambientale. Quindi molte organizzazioni, per esempio, stanno rivedendo il proprio processo produttivo. Lo stanno rivedendo a volte partendo non da uno spirito che io chiamo buonista, ma da uno spirito estremamente concreto ed economico. Chiaro che l'investimento magari per rivedere il tuo processo produttivo ti richiede in questo momento un esborso di tipo economico, però se tu abbatti, non so, del 30% il consumo di energia, nel medio, forse addirittura nel breve termine riesci a... perché da noi,
non particolarmente noi italiani, ma diciamo in quello che è cosiddetto in paesi sviluppati, cosa succede? Che c'è una risorsa che si potrebbe farci guadagnare un mucchio di soldi, che è l'uso intelligente, per esempio, dell'energia, piuttosto lo spreco alimentare. Cioè, nessuno sta dicendo devi rinunciare a, che ne so io, ad acquistare un bene, o piuttosto un'azienda a fare quel tipo di servizio o prodotto, ma farlo sprecando meno. Allora, per essere sostenibili vuol dire anche ripensare a come sprecare meno, appunto, dall'energia a, per esempio, riciclaggio, piuttosto che tante altre azioni che possono in tempi anche molto rapidi portare. C'è una cosa che a me ha colpito tanto, la dice Latouche, per cui Sergio Latouche, voi sapete che ha anche posizioni anche un po' diciamo originali ed estremiste, però lui, non solo lui, anche Maurizio Pallante con il Movimento della Decrescita Felice. Allora, voi sapete che continuiamo, per esempio, a misurare il PIL, no? Ecco, quando c'è stato lo tsunami in Giappone, quell'anno il PIL del Giappone è salito perché la ricostruzione ha fatto, quindi la qualità della vita delle persone dopo una cosa così, no? Certamente non possiamo dire che il prodotto interno lordo, oppure una casa mal coibentata, quindi che disperde inutilmente il 30-40% di energia, ed è la maggior parte degli edifici che ci sono in Italia, perché sono stati costruiti con poco criterio magari 40-50 anni fa, no? Nessuno si preoccupava di dire devo risparmiare sul gasolio. Gli anni del boom nessuno aveva questa preoccupazione. Allora, una casa ben coibentata che consuma il 30% di energia in meno fa abbassare il PIL, una casa che spreca lo fa aumentare. Cioè, capite che ci sono delle cose che anche con il buon senso, senza essere degli scienziati, ti portano a dire che un'organizzazione è responsabile se cerca di usare bene le proprie risorse. Questo naturalmente vale anche per quello che riguarda noi come persone, no? Per cui a me ha colpito il lavoro che hanno fatto i miei studenti per la colletta alimentare, per il banco alimentare, che sono andati a cercare dei dati veramente interessanti, alcuni che sono noti, ma altri un po' meno noti, ma veramente lo spreco fa impressione. Voi sapete ogni famiglia italiana butta via 180 kg di media di cibo buono, quindi voi pensate al risparmio, perché è un'organizzazione anche la famiglia, eh? Quando parliamo di organizzazione non è che dobbiamo pensare solo alla Nestlé piuttosto che ne so, alla Pirelli, pensiamo anche quindi infatti io sono molto d'accordo con chi dice sì, responsabilità sociale d'impresa, benissimo, no? Siamo qua a parlare di questo, però c'è anche ci deve essere molta attenzione anche alla responsabilità individuale, perché poi da questa partono una serie di cose che possono invece avere anche ripercussioni positive su delle scelte che sono o scelte delle istituzioni, o scelte poi delle aziende e scelte anche di ognuno di noi, per cui tutti dobbiamo diventare più responsabili. Però forse manca molto di più questa cosa della responsabilità individuale rispetto a quella di impresa, o sbaglio? Perché mentre in quella individuale tu tendi a discolparti, nell'impresa è tutta l'impresa che si prende questa responsabilità ed è più fattibile. No, non è che sia più fattibile, manca la cultura della responsabilità individuale, perché noi siamo abituati a non porci questo problema, no? È sempre colpa di qualcun altro, abbiamo sempre qualche altra persona o organizzazione a cui diciamo in qualche modo demandare i problemi. E la dimensione individuale vuol dire famiglia, vuol dire nuclei di comunità, spesso si perde. Ecco, devo dire che, vabbè, io lo dico un po' scherzando, ma
il fatto che noi siamo in un paese, forse qui la censura è doverosa, no, in un paese cattolico dove se io comunque me ne frego del bene comune, beh, e poi vado a confessarmi e va tutto bene, perché da noi c'è poco senso civico? No, perché pensiamo che comunque sia sempre colpa degli altri e comunque che, vabbè, poi faccio una cosa negativa e poi dopo tanto... No, non è così, cioè se vogliamo vivere in una società civile dobbiamo tutti noi prenderci la nostra responsabilità. E quindi, cioè, quando vedi un bambino che fa dei gesti sbagliati, negativi, perché cosa vuol dire? Che in famiglia non gli hanno insegnato che cosa bisogna fare per essere persone civili, qui non è che si sta parlando, perché proprio anche la sostenibilità è anche poi nei comportamenti che partono dalle persone. Poi però, appunto, se poi facciamo in tempo, vi faccio vedere questa ricerca che a me ha confortato molto, perché stanno veramente cambiando le cose, come si usa dire, un po' complice la crisi, ma non è solo questo. Cioè, io invece penso che ci sia un cambiamento in corso, forse più forte di quello che noi così ci accorgiamo. Un'altra domanda, scosserò un po'. Prima tu parlavi della questione di che non ci rendiamo conto che un'azione che facciamo localmente poi si ripercuote a livello globale. Anche in quel caso, quando 10 anni fa si parlava della globalizzazione, tutti i movimenti no global, eccetera, si è parlato tanto dell'importanza di una globalizzazione dell'economia, un'economia globale, però mai si parlava dei rischi. È stata anche in quel caso una carenza voluta di comunicazione, una asimmetria comunicativa? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Non so, perché ci sono strategie che vanno veramente al di là della nostra capacità di capire quali sono, se c'è stata dietro una reale volontà o se alcune cose sono successe per motivi diversi. Certamente la globalizzazione ha portato l'attenzione più sulla dimensione economica finanziaria che non su quella sociale e ambientale, questo di sicuro. Con tutti i suoi pro e i suoi contro, perché comunque non è che adesso ci mettiamo, anche perché è antistorico, è inutile dire non mi piace che il mondo diventi globale, se anche non ti piace, ma tanto è così, e quindi bisogna cercare di capire come interpretare dei fenomeni di cambiamento, e certamente la comunicazione potrebbe aiutare. Comunicazione per me vuol dire anche strumento per il cambiamento culturale, no? A parte, c'è una cosa che non vi ho detto, ma che è anche una delle mie convinzioni: la comunicazione sociale, cioè quella fatta dalle organizzazioni no profit, non riesce a cambiare le cose, per questo motivo, che gli investimenti sono pochi. Oggi con i social network un po' di più, però pensate solo fino a qualche anno fa, no? Chi poteva pagarsi, non so, passaggi televisivi, pagine sui quotidiani, ma quale organizzazione, no? Dovevano andare con gli spazi offerti gratuitamente piuttosto che altro. Allora, vale di più un messaggio di un comportamento positivo dentro una campagna commerciale che ha una pressione pubblicitaria forte piuttosto che una bella campagna sociale che nessuno vede. Sembra un paradosso, ma non lo è. Perché la comunicazione riesce ad essere efficace quando raggiunge una soglia minima di pressione, no? Oggi un po' è cambiato, perché grazie al web molte cose che prima non si potevano fare oggi si fanno. Però diciamo che se poi vi farò vedere degli spot di Coca-Cola piuttosto che di altre aziende, se lì c'è dentro un messaggio, quel messaggio arriva con più facilità, ma è solo una questione di numeri, cioè maggiori investimenti, maggiore presenza, maggiore appunto GRP, che vuol dire la pressione pubblicitaria, e quindi semplicemente c'è una possibilità che più persone lo vedano e lo vedano per più volte, perché magari una cosa vista una volta in un orario strano ti serve a poco, no?
per quello che non credo che i media tradizionali siano per le no profit, anche se tutti vogliono andare in televisione, ma in realtà non è. Ecco, cambiano gli stili di vita e di consumo, poi vi farò vedere la ricerca, nuove leggi e norme internazionali, e anche qui abbiamo dei cambiamenti che saranno sempre più forti, ci saranno sempre più restrizioni, ci sarà sempre più un'imposizione anche economica. Voi avete sentito parlare dei certificati bianchi, grigi, neri, verdi, avete mai sentito? Allora, un'azienda può inquinare, basta che a compensazione della CO2 che ha emesso in atmosfera compri, si chiamano certificati bianchi, hanno vari nomi, da chi non ha inquinato, per cui paga, praticamente paga, perché compra, è come se compensasse in maniera però ancora più strutturale che non dire io piantumo, compro 100 alberi da piantare nella zona X, no? Che anche questa è una forma di compensazione. Però l'acquisto dei certificati secondo me è una follia pura, personalmente la ritengo una follia pura, perché è come se io ti dicessi continua pure, perché tanto tu compri il certificato, cioè, e quindi è un non senso. Infatti mi sembra di, pur non essendo io un'esperta di certificati bianchi e dei vari colori esistenti, mi sembra che la politica si sia un po' rallentata. Perché 3-4 anni fa non si sentiva parlare più di questo, adesso un pochettino si sente meno parlare di... perché è un assurdo, è proprio un assurdo. Anche se leggevo un articolo di quello che sta discutendo a Lima, in realtà vogliono continuare su questa politica, e c'è un nuovo problema che sta emergendo. La Norvegia ha comprato tipo 3.000 ettari in Perù dell'Amazzonia. Sì, e c'è un problema che dicono il diritto internazionale, che cos'è quella limitazione di sovranità, chi appartiene a quella cosa? È un problema diverso questo, quello che dico io è che l'azienda che inquina compra dei certificati e è a posto, per cui che non va bene. Questi sono invece problemi di politica internazionale, quelli che citavi tu, che sono sicuramente anche più gravi e più importanti, però è un altro piano. Il problema della finanza, naturalmente questo sappiamo che è uno dei problemi, no, del nostro mondo, quanto appunto l'economia non sia più economia reale, ma sia dettata dal valore della finanza. Io parlo anche soltanto per il mio di settore, a me spiace dire che molte agenzie di comunicazione invece di essere così attente alla qualità del lavoro che fanno, sono attente a problemi perché sono quotate in borsa, perché hanno un headquarter magari a New York che pretende determinati risultati con delle trimestrali, quindi diventa un problema finanziario anche quello che era un lavoro che non dico che fosse legato alla pura creatività, perché è un mestiere con delle tecniche, quindi non è l'artista che improvvisamente si mette a dipingere un quadro, però diventa veramente tutto legato alla finanza. Se tutto è legato alla finanza, naturalmente anche scelte che potrebbero essere diverse non vengono fatte. Quindi speriamo che la finanza diventi etica. Devo dire che quest'anno abbiamo avuto al Salone della CSR, che io organizzo da tanti anni, dove si confronta tra aziende, anche Etica SGR, che è un fondo di investimento etico, e la cosa bella è che hanno chiuso con, mi sembra, più 13% il fatturato l'anno scorso. È chiaro che stiamo parlando di un fondo piccolo, però il fatto che comunque loro investono solo in aziende etiche, no? Come principio, perché si chiamano Etica SGR, potrebbero fare diversamente, ma interessante la crescita di investimenti nei fondi etici. È chiaro che sono ancora una piccola quota del mercato, però è un segnale positivo.
non so, vi vedo perplessi sul fatto che la finanza diventa etica, non ci credete? Speriamo, cioè, ripeto, questo non è solo... Ci speriamo. E poi appunto più collaborazione tra i diversi attori sociali sicuramente è qualcosa che andrà avanti e si svilupperà, ripeto, non solo perché la crisi fa girare meno soldi, quindi tutti sono più disponibili a collaborare, ma anche perché è proprio una tendenza, insomma. Ci sono esperienze di collaborazioni, per esempio anche uno strumento tecnico che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama contratto di rete, che è proprio uno strumento tecnico, va un po' in questa direzione, cioè stimolare le aziende a collaborare. E uno dei temi più importanti, per esempio, è quello della filiera, no? Allora, se tu che sei per esempio il produttore grande, diciamo, che hai una serie di fornitori più piccoli che però ti danno un prodotto, diciamo una materia prima di qualità, tu potrai fare un prodotto migliore. Se cerchi di trovare con i tuoi fornitori non solo forme impositive, nel senso di dire io questo standard, se no ti caccio perché non sei più mio fornitore, ma forme più collaborative, probabilmente anche per te è meglio. Avrete sentito parlare sicuramente dei casi del caffè, progetto Illy, progetto Tierra di Lavazza, eccetera, eccetera. Questo è un esempio veramente molto chiaro di collaborazione tra i diversi attori. Perché il fatto di insegnare e di aiutare i coltivatori delle piccole piantagioni brasiliane piuttosto che a coltivare meglio, ad avere anche un livello di vita migliore, porta ad avere un prodotto qualitativamente migliore che quindi quando arriva all'azienda, che poi lo deve mettere sul mercato, gli conviene. Quindi la collaborazione può essere sia orizzontale, cioè tra pari, ma sia anche verticale. Quella della filiera, secondo me, è una delle più, a me personalmente convince molto, perché c'è poi un valore per tutti, perché avete parlato anche di valore condiviso, questo è un esempio di come si può trasformare appunto qualcosa non in un'imposizione ma in una forma di collaborazione. Passando dal macro al micro, mi è stato anche chiesto di dare qualche suggerimento, qualche informazione per quello che possono fare, per esempio, anche piccole realtà, no? So che appunto anche Walter Sancassiani ha parlato di responsabilità territoriale, anche, immagino, perché conosco l'esperienza delle aziende di Modena, anche di aziende che a volte sono grandi, ma ce n'è anche tante di piccole. Ecco. Poi magari ci sono aziende che sono grandi nel loro settore, ma che possono essere anche leader di mercato, ma piccole numericamente. Però comunque ci sono azioni di CSR che possono essere fatte da tutte le organizzazioni. L'elenco che vedrete, tre elenchi che vedrete adesso non sono frutto del mio ingegno, perché li ho diciamo raccolti e sistematizzati durante i laboratori di CSR che ho fatto con le imprese in Piemonte, tra cui tra l'altro anche Sancassiani ne aveva gestite in altre province, ma anche lui ha fatto come ho fatto anch'io, incontrare gruppi di imprese, ascoltarle facendo noi da facilitatori, e io ho raccolto, che poi abbiamo pubblicato in un volumetto che è Piccole Azioni di CSR, che è stato pubblicato sul sito CSR Piemonte, li trovate, sono scaricabili, quindi se poi li volete leggere, io non potevo portarveli perché non ne ho copia a sufficienza. Allora, ripeto, queste non sono cose teoriche, sono cose che le aziende, attività che le aziende hanno fatto e che hanno semplicemente raccontato all'interno di questi laboratori. Per scelta abbiamo
diciamo, lavorato nel raccogliere queste piccole azioni su tre stakeholder, non su tutti gli stakeholder, i tre tra virgolette più facili, no? che sono i dipendenti, la comunità e l'ambiente. No, non più facili, ma quelli sui quali le aziende avevano portato più esempi. Allora, rispetto ai dipendenti, lo sapete tutti che la CSR migliora la motivazione, il dialogo e il coinvolgimento, con ricadute positive anche sulla produttività. Cosa può fare un'impresa anche veramente di piccole dimensioni? Queste sono 15 iniziative che sono state realmente fatte da un'impresa piuttosto che da un'altra. Organizzare la biblioteca aziendale. Questa è un'azienda di Novara, se non ricordo male, in cui l'imprenditrice, perché era una donna, ha deciso di portare un po' di libri di vario tipo, quindi da libri un po' più tecnici a libri invece un po' più di narrativa, di saggistica, in azienda. È un'azienda che credo che abbia 15 dipendenti, quindi proprio piccola, e ha creato uno scaffale, quindi una piccola biblioteca, sollecitando, ma credo neanche più di tanto, i suoi collaboratori a prendere un libro e riportarne un altro, quello che si può anche chiamare book crossing. Quindi creare una piccola biblioteca aziendale, costo zero, perché non costa niente. Cosa vuol? Innanzitutto è un libro, uno strumento di cultura, e quindi fa sempre bene, no? Ma ha stimolato anche i dipendenti a farsi promotori loro, quindi ha fatto una piccola scheda dove quando uno prendeva un libro segnava che l'aveva preso e magari ne riportava anche un altro. Io l'ho imitata un po', anche se in modo diverso. Quando quest'anno a Salone della CSR abbiamo fatto il book crossing, allora è andata così, speravo molto meglio. Nel senso che abbiamo fatto una postazione all'ingresso, avevamo detto a tutti quelli che venivano che avremmo dato il libro che abbiamo prodotto noi con le riflessioni dei docenti che partecipano al salone in cambio di un libro proprio, perché avevamo preso un accordo con il carcere di San Vittore, in realtà con il servizio comunale che gestisce la biblioteca delle carceri, perché in carcere non si può mandare qualsiasi cosa, no? Quindi, e noi abbiamo avuto 4.000 visitatori, speravamo di dargli almeno 2.000 libri, gliene abbiamo dati 1.000, vabbè, niente di che, meglio che un pugno in un occhio, come dico io, no? Però il principio era proprio questo, no? Ti do un libro in cambio, poi è chiaro che poi l'abbiamo dato anche a chi non l'aveva portato, però l'idea della condivisione nasce anche da questo. Questa iniziativa, appunto, che qualche altra azienda poi ha imitato e fatto, di organizzare una biblioteca aziendale, può essere semplicemente strutturata come l'imprenditore porta dei libri e li mette a disposizione, ma anche come l'imprenditore stimola i propri dipendenti a fare un'attività di book crossing. Tu portami un libro, te ne prendi un altro. Oppure magari quando è semplicemente con modello più della biblioteca, quando hai finito di leggerlo lo riporti. Però sei anche tu che arricchisci la biblioteca aziendale. Realizzare o migliorare l'area ristoro. E questa è una cosa che hanno fatto in molti, perché soprattutto le piccole aziende, che non è che hanno la mensa, no? Hanno magari dedicato uno spazio all'area ristoro. C'è chi ha raccontato di avere imbiancato con colori, pastello, messo delle belle immagini, messo magari due forni microonde anziché uno, messo la possibilità di ascoltare un po' di musica, ma cose veramente semplici, che però se ci pensate migliorano la qualità della vita del dipendente, perché piuttosto che stare lì con la... Non so, in Milano si chiama schiscetta, che è una roba nel quale uno si porta il mangiare da casa, si chiama così, non è colpa mia, la gavetta, no? 100.000 gavette di ghiaccio, ecco. Però appunto uno che si porta a mangiare da casa, se si trova in un ambiente confortevole, con le sedie colorate,
con le pareti qualche bella immagine, con la possibilità di non fare la fila per scaldare il microonde perché l'azienda gliela mette a disposizione tre, no? Con un frigorifero abbastanza capiente. Quanto costa l'azienda? Veramente poco, veramente poco. Per cui vedete che realizzare o migliorare l'area ristoro può essere una cosa facile, che è anche una piccola organizzazione, anzi è quasi più da piccola organizzazione, perché la grande organizzazione che ha la mensa, che magari è anche gestita in appalto, per cui più di tanto magari non può neanche intervenire, mi ha colpito, adesso mi siedo, creo problemi se mi siedo un minuto? No, ma andiamo pure avanti, solo che mi ha colpito per esempio l'Università di Teramo. Sono andata qualche mese fa perché mi avevano invitato a fare una lezione magistrale sulla comunicazione sociale e con molto orgoglio mi hanno fatto vedere che stavano migliorando la propria mensa facendo anche un accordo con Slow Food in modo che gli studenti potessero avere una qualità di cibi anche locali, no? Ma migliori, con anche il vantaggio di poter poi dire l'università si impegna a favore dei produttori locali, per cui vedete che a volte ci vuole anche un po' di creatività senza dover fare mega investimenti. Organizzare viaggi per i dipendenti migranti, questo naturalmente ce l'ha detto un'azienda che è grande, diciamo medio grande, che ha tanti migranti come dipendenti. Allora si sono messi di buzzo buono, come si usa dire, e hanno istruito una persona loro per aiutare gli immigranti quando devono rientrare, fornire un servizio di aiuto per la richiesta per la dichiarazione dei redditi. Idem, questa azienda ha fatto così, ha creato un piccolo servizio chiamando veramente un commercialista dell'azienda che dava qualche informazione in più. Questa sicuramente ve l'hanno già detta in tanti, penso anche Walter San Cassiani, convenzioni con palestre, librerie e negozi, cioè questa è una pratica che è abbastanza diffusa. Sì, qua l'azienda deve avere un po' di dipendenti, perché sennò se io ho 5 dipendenti non ho nessun potere contrattuale. L'esempio naturalmente più famoso, è anche quello che ha dato il via ad una serie di altri progetti, è stato quello di Luxottica col carrello della spesa. Ragazzi, ma loro c'avevano 8.000 persone tutte ad Agordo. Quindi che se 8.000 persone vanno a comprare nelle cooperative i prodotti di base, voi capite che c'è il potere contrattuale dell'azienda. Allora l'azienda costava di più dare 100 euro in busta paga o dargli 100 euro in controvalore di acquisto? Quale delle due? È molto più caro dargli 100 euro in busta paga, oltretutto perché comunque poi il lavoratore di quei 100 euro ne arrivavano, come sappiamo, ben po'. E in effetti questo è stato il famoso carrello della spesa, che è stato già 4-5 anni fa, che poi anche altre aziende però appunto grandi hanno. Questi qui invece è un'azienda che magari, che ne so io, ha 50 dipendenti, con la palestra può anche farlo un accordo, perché un minimo di potere contrattuale ce l'ha. Ecco, organizzare aree attrezzate per la preghiera, ovviamente qui parliamo dei dipendenti di fede musulmana, che è stata questa azienda che ha semplicemente preso una stanza, che peraltro probabilmente gli serviva anche poco, e l'ha dedicata proprio a questa funzione. Piccole cose, non è che siano, infatti si chiamano piccole azioni, non stiamo parlando... Questa del maggiordomo aziendale è già un po' più complessa, nel senso che devi pagare una persona che fa questi piccoli servizi per i dipendenti. Questa invece è una cosa che mi ha detto un'azienda di Biella che mi ha colpito: gestire colloqui di cortesia. Sapete che cosa sono? Sono semplicemente, che può anche essere letta in un modo negativo, invece secondo me era positiva,
Allora, quando un tuo dipendente ha il fratello, il figlio, il parente, l'amico che purtroppo viene licenziato, te lo viene a segnalare, dice non è che possiamo assumerlo presso la nostra azienda che invece fortunatamente magari in questo momento sta... Allora, gestire il colloquio di cortesia non vuol dire che gli faccio la cortesia di fargli un colloquio già con l'intenzione però di non prenderlo. In alcuni casi poi non, l'azienda non riesce ad assumerli. Però per uno che sta cercando lavoro, l'avere in tempi rapidi un colloquio lo aiuta innanzitutto dal punto di vista psicologico, magari gli dà anche delle dritte per come magari rispondere ad un colloquio che invece ha più possibilità, all'azienda tutto sommato non è che costa niente, cioè l'ufficio del personale, che... però tutto questo vuol dire in tempi rapidi, perché se per andare a... e questi loro li chiamano colloqui di cortesia, e anche qua ripeto non ci sono degli investimenti, ma un'attenzione al dipendente e una disponibilità all'ascolto dei suoi problemi. Adottare ovviamente orari flessibili, questo è già abbastanza diffuso, gestire l'ascolto dei collaboratori dei loro bisogni, insomma non è diffuso però sembrerebbe una cosa basica, promuovere azioni a sostegno della paternità, sostegno della o alla paternità. Voi sapete che in Italia pochissimi uomini chiedono per esempio congedo parentale, no? Perché purtroppo qui entreremo in un discorso di gender gap che c'è ancora, però per l'uomo l'uomo ha paura di far brutta figura per esempio con i suoi capi se dice che vuole il congedo parentale, mentre la donna lo fa normalmente. Allora, aiutare gli uomini a utilizzare questa possibilità, non dicendogli ma guarda questo qua che è poco attento all'azienda e più attento alla famiglia, a parte che se fosse così ci mancherebbe, non sarà pure attento più ai suoi figli, però promuovere proprio azioni a sostegno della paternità è interessante, come... Così come aggiornamenti al rientro da lunghe assenze, questo non riguarda solo le assenze per maternità, ma riguarda anche le assenze delle persone che per esempio per malattia si sono assenti da tanto tempo per l'azienda, cioè aiutarle a reinserirsi nell'organizzazione che magari nel frattempo ha anche fatto dei cambiamenti. Così come interessante organizzare corsi per la crescita culturale non solo professionale. Allora, sulla crescita professionale, a parte che alcune ore di formazione sono anche obbligatorie, però se io lo faccio solo perché tu sai usare meglio quel software piuttosto che quella macchina, vabbè, rientra nell'attività che per l'azienda non ha. Se io ti dico, ti metto a disposizione un corso di inglese che magari per il tuo specifica mansione non serve, oppure faccio venire uno psicologo e ti faccio fare se vuoi un corso, questo vuol dire fare qualcosa in più per la crescita culturale, non solo professionale delle persone. Gestire un programma di pari opportunità per tutti. E questo è anche una cosa molto carina che ho sentito, in particolare l'ho sentito la settimana scorsa a Rimini, favorire la nascita di gruppi d'acquisto tra i dipendenti, i famosi GAS, gruppi d'acquisto solidale. Ci sono aziende che stanno favorendo la possibilità di creare gruppi d'acquisto mettendo a disposizione per esempio lo spazio, no? I dipendenti si organizzano, raccolgono le prenotazioni di verdura, formaggi, altri prodotti del territorio e il venerdì alle 5 mettono a disposizione quello spazio per... Vi sono sembrate delle cose banali? Ni. Manca secondo me nella una questione inerente al rapporto tra i dipendenti, favorire la per un benessere tra i dipendenti stessi in ambiente di lavoro.
Allora, questo non è l'elenco di tutte le azioni che si possono fare, eh? Questo è quello che le aziende hanno detto che fanno. Io, se fossi stato imprenditore, avrei fatto una cosa del genere. Un po', per esempio, migliorare l'area ristoro serve anche a migliorare i rapporti tra i dipendenti, eh? Non è solo funzionale. È chiaro che buonasera. Che questo appunto è ciò che l'imprenditore così piccolo, medio, che non ha appunto grandissime disponibilità economiche, ha fatto. Quindi ripeto, non è un elenco esaustivo di tutte le cose che si possono fare. Ecco, io ho trovato interessante che venissero spontaneamente, no, raccontate delle esperienze in modo che gli altri le copiassero, perché proprio il principio anche di questi laboratori CSR è proprio quello che io ti racconto, che cosa ho fatto. Allora, che differenza c'è se un'iniziativa la descrivo io o me la sta dicendo un altro imprenditore? No, è che io sono meno credibile, nel senso che io sono, no, un consulente che ti sto dicendo guarda che questa è una cosa interessante. Cioè, adesso non è che non sono credibile, però uno dice vabbè, questa la vista dal punto di vista teorico e ce la viene a raccontare. Se un altro imprenditore, quindi sapete, no, la comunicazione peer to peer non è solo tra ragazzi e ragazzi, è anche tra imprenditori e imprenditori, cioè tra pari, dice ma caspita, se quello, che peraltro magari conosco perché è un imprenditore appunto della mia zona e lo conosco, l'ha fatto, perché non posso farlo anch'io? Quindi la credibilità dell'imprenditore è maggiore di quella del consulente o dell'esperto che viene a raccontarti che certe cose vanno fatte. A me sembra che ci fossero troppi aspetti legati al welfare aziendale e pochi invece a quelli con rapporti col territorio o rispetto alla tematica ambientale. Adesso arrivano, eh. Ah, ok. Questa era solo la prima. No, adesso però il concetto che volevo passarvi è questo. La comunicazione peer-to-peer è più efficace semplicemente perché è tra qualcuno che ha fatto la stessa cosa e testimonianza che si può fare. Io posso raccontargliela benissimo, mi possono credere, spero bene che mi credano, però gli vado a raccontare quello che altri hanno fatto, no? E comunque, ma anche tra i ragazzi funziona, no? Quando, perché si dice che la comunicazione peer-to-peer funziona di più che non quella cosiddetta con un approccio genitoriale. Io sono qua l'adulto che ti dico che cosa tu devi fare. Se lo dicono tra amici, tra persone magari di età più vicina, e funziona molto meglio. Quindi questo è quello che alcuni imprenditori hanno fatto e altri hanno detto copiatemi, comunità, comunità migliora il rapporto col territorio eccetera eccetera, viene ovviamente l'impresa, si parla anche cittadinanza d'impresa, probabilmente ne avete parlato anche le scorse settimane, no? L'impresa deve avere in qualche modo il diritto ad operare, non solo perché dà posti di lavoro ma perché viene accettata, no? Questi sono alcuni esempi che sono venuti fuori. Ecco, l'attività del volontariato d'impresa è in questo periodo una delle iniziative che stanno cominciando a diffondersi anche in Italia, perché fino a qualche anno fa solo le grandi multinazionali le facevano. Quindi fare in modo che i propri dipendenti, naturalmente in orari pagati dall'azienda, facciano volontariato a favore del territorio, comincia gradualmente a diffondersi. Magari qui da voi ancora ci sono pochi esempi, ma per esempio in Lombardia, in Piemonte, in Emilia ci sono. Qualcuno vi ha parlato del caso Alessi? Questa è stata su tutte le pagine di giornali per un bel po'. Allora Alessi, che è la sua fabbrica è in Piemonte, vicino a Domegna, anzi a Domegna, che è vicino al lago d'Orta,
avuto un rallentamento negli ordini dall'estero, perché poi è una grande azienda che vende soprattutto all'estero, no? Per il design italiano, queste robe qua. L'azienda avrebbe potuto usufruire della cassa integrazione e lasciare a casa i dipendenti per 15 giorni, perché cosa ha fatto? Ha chiesto ai dipendenti, e quasi il 89% ha risposto positivamente, di fare volontariato d'impresa a favore del comune di Omegna, per cui hanno ridipinto le scuole, risistemato dei parchi, cioè fatto una serie di cose a favore della comunità, dove peraltro molti di loro, quasi tutti, vivono, quindi poi se la sono ritrovata come cosa positiva dal punto di vista del cittadino, no? Non solo. Questa cosa, perché ha fatto così, se ne è parlato tanto? Perché l'imprenditore Alessi, se utilizzava la cassa integrazione, risparmiava, perché no, glielo pagava lo Stato, invece lui ha deciso per quei 15 giorni di pagarli come se l'azienda fosse in funzione regolarmente, e ha fatto un'operazione in accordo con l'amministrazione comunale di Omegna. Questo è un esempio di volontariato d'impresa a favore del territorio, della comunità. Purtroppo non è che ce ne siano tanti, parliamo sempre di Alessi perché non è che poi ne possiamo, però diciamo che il tema del volontariato d'impresa sicuramente si è, diciamo, si è più diffuso in Italia di quanto non fosse negli anni passati. Devo dire, noi abbiamo gestito un progetto che si chiamava Volontari per un giorno, anzi io l'ho proprio fatto nascere, poi l'ho lasciato perché era troppo impegnativo per me, in cui chiedevamo a tutte le imprese di promuovere una giornata di volontariato presso i dipendenti e alle organizzazioni no profit di accogliere in modo adeguato i volontari. Perché se poi una persona va a fare volontariato e si trova in un'organizzazione che non gli spiega bene cosa deve fare, non gli trasmette la passione, le motivazioni, eccetera, voi capite che quella persona poi non fa più volontariato anche di sua iniziativa. Lo fa perché magari in quel momento lo manda all'azienda e dice piuttosto che lavorare vado a fare una giornata di volontariato. Però non è così che funziona, perché l'idea del volontariato d'impresa è anche quella che stimola la voglia di partecipare e di fare il volontario, a prescindere che l'azienda ti paghi quelle 4 ore o che tu le faccia invece quando è il tuo tempo libero. E infatti questa cosa, perché secondo le convenzioni dell'ILO, in realtà il volontariato di impresa non viene inteso come volontariato, ma è lavoro, perché è retribuito. Quindi entra un po' in contraddizione con... Sì, a me queste convenzioni dell'ILO... No, è vero, no, è vero, però cioè, guardiamo la sostanza. Cioè, io ti presto le competenze, che magari, perché uno mica che debba andare per forza a fare il banchetto di raccolta fondi, può prestare le competenze perché è un bravissimo, che ne so, ragioniere. Io vado nell'organizzazione no profit, gli guardo magari i loro bilanci piuttosto che, no, dopodiché è vero che non è volontariato puro perché tu sei pagato dall'azienda, però è un modo. L'azienda forse fa volontariato e non il volontario stesso. Però nessuno è obbligato, cioè l'azienda non ti può obbligare a fare volontariato d'impresa, tu lo fai per tua scelta. Per cui diciamo che se vogliamo essere molto formali, è una forma, sì, appunto, più di volontariato, nel senso che l'azienda volontariamente paga delle persone che invece di fare cose per lei lo fanno per altri. Se la guardiamo dal punto di vista invece, diciamo, del beneficio a livello di crescita anche di attenzione al volontariato da parte della persona e poi dei benefici per esempio per la comunità, cioè io sono una che invece sono favorevolissima al volontariato d'impresa. Perché trovo che sia, abbiamo fatto un progetto per Edison su volontariato d'impresa, che loro fanno già tanto, per esempio, sempre a proposito di spreco alimentare, di banco alimentare, loro fanno parte di quel progetto che si chiama City Cibo, non so se l'avete mai sentito, allora, perché il banco alimentare c'è dappertutto, è chiaro che in Lombardia è nato, è più strutturato, però c'è anche in tante altre regioni. Le grandi mense, cioè lì Foro Bonaparte, Edison ha mi sembra 500-600 dipendenti, forse anche di più, c'è una parte di cibo già cotto, quindi che andrebbe
buttato. In che cosa consiste il volontariato? Che tutti i giorni due persone, non so se a turno, impacchettano il cibo avanzato in modo adeguato, perché passa poi il furgoncino del banco alimentare con tutte le precauzioni che dal punto di vista igienico eccetera, prende dalla mensa da questi volontari che hanno impacchettato i pasti che andrebbero buttati e vengono portati direttamente agli enti caritativi con i quali il banco alimentare è in convenzione. Quello è volontariato d'impresa, perché quelle due persone non è che gli tolgono tutti i giorni due ore perché stanno lì a fare i pacchetti, glieli pagano, no? Per cui vedete che ci sono tante sfaccettature. Poi c'è chi la fa, per esempio le grandi multinazionali del farmaco, la Novartis in testa, fanno delle giornate di volontariato famosissime, perché lì, no, vanno tutte insieme, lì però è quasi obbligatorio, perché diventa quasi, non dico come fosse una convention, ma insomma, no, non disdicevole, però certamente è tra virgolette un po' più impositivo, ecco, no? Invece se uno lascia la libertà e dice a te ti fa piacere andare da Lega, aiutare Lega Ambiente, cioè, sì, bene, se no non farlo, non contribuire al restauro di un patrimonio, di un bene, per esempio molte aziende lo fanno, la chiesetta che ha bisogno del restauro di un affresco eccetera eccetera, a volte sì, al di là della valle che sgancia 25 milioni per restaurare il Colosseo, ma non sono piccole azioni. Le piccole azioni sono: ci vogliono 50.000 euro per restaurare la chiesa, l'azienda li può dare, che tra l'altro con la legge Franceschini che è appena uscita ci sono degli sgravi fiscali molto alti, però cioè, anche prima della legge Franceschini molte aziende, perché l'azienda che sente l'attaccamento per il suo territorio, il settore dove opera, anche voglia di renderlo migliore, no? Dal punto di vista favorire l'azione di volontariato sul verde pubblico, fiere, mostre, eventi locali, collaborare con le scuole del territorio. Con questo per esempio è una cosa che si sta facendo abbastanza, un po' per questo progetto l'alternanza scuola-lavoro, ma non solo. Sempre a Rimini, perché appunto ci sono stata la settimana scorsa, hanno fatto una bella iniziativa che si chiama Città dei Mestieri, in cui la Camera di Commercio, ma insieme a molte associazioni di categoria, ha attivato un meccanismo per facilitare l'alternanza scuola-lavoro, quindi anche con anche istituti tecnici, alberghieri, beh, insomma, essendo a Rimini, eccetera. Però è interessante questo rapporto tra scuola e impresa, sempre che non venga strumentalizzato in modo negativo, però è chiaro che qua stiamo dicendo, pensando che ci sia del buono in quello che viene fatto. Promuovere borse di studio, a volte per i dipendenti, ma per i figli dei dipendenti, ma non solo, no? In generale per la comunità. Sostenere organizzazioni no profit del territorio. Un po' di anni fa aveva cominciato Granarolo, che faceva un'iniziativa che raddoppiava le donazioni che il dipendente faceva per una no profit, cioè il dipendente portava la dimostrazione che aveva versato 50 euro per emergency, Granarolo ne versava altrettante. Vuol dire anche sostenere le organizzazioni, e poi anche dire al tuo dipendente io credo che la tua scelta sia una cosa da condividere, no? Partecipare a iniziative culturali promosse dagli enti locali, sostenere squadre sportive o amatoriali locali, perché voi sapete che la sponsorizzazione nello sport va a finire sempre purtroppo ai grandi club, alle discipline più calcio, ciclismo eccetera, mentre le piccole squadre locali oppure gli sport amatoriali, che invece aiutano anche il benessere complessivo delle persone, non vengono spesso sostenute. Poi ci sono casi in cui c'è l'azienda che compra le magliette per la squadra di calcio, no? Però insomma, in linea di massima
Invece per quello che riguarda l'ambiente, l'ambiente è uno dei pilastri di una strategia di CSR, possono essere anche qui azioni diverse, stimolare collaboratori a risparmiare energia. C'è stata un'azienda che ha fatto una bella iniziativa che si chiamava Ecoufficio, quindi all'interno dell'ufficio aveva attivato una serie di azioni che spesso vengono fatte, però in modo, come dire, più catalogato e forse anche un po' più scientifico: abolire le bottigliette di acqua e comprare solo i boccioni, chiudere, spegnere le luci quando non servono, staccare i computer, raccogliere ovviamente la carta, cioè una serie di cose che molti fanno ma magari non le codificano. Invece, no? Codificare, cioè, ecco, noi siamo un ecoufficio perché siamo attenti a tutte queste attività. Offrire contributi per la mobilità sostenibile. Ci sono aziende che per esempio danno un contributo pagando o tutto o almeno in parte l'abbonamento ai mezzi pubblici per abbassare, oppure che sostengono il carpooling, oppure che danno contributi per l'acquisto della bicicletta. Dipende chiaramente dove è un'azienda, perché se i dipendenti stanno a 100 km evidentemente o si allenano per il Giro d'Italia o non ce la possono fare. Però anche stimolare appunto la mobilità sostenibile può essere qualcosa di interessante. Adottare strumenti per la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti, questo anche su scale più ampie che non semplicemente il toner o piuttosto che la plastica della bottiglietta dell'acqua. Condividere con i fornitori un percorso di filiera sostenibile, che è quello che dicevamo prima, che si aggancia anche alla logistica. Voi non avete un'idea di quanti soldi si possono risparmiare organizzando meglio la logistica, cioè camion che girano mezzi vuoti, quando invece se la logistica viene organizzata meglio anche grazie alla propria filiera si risparmia un mucchio di soldi, no? E anche ovviamente l'impatto ambientale. Quindi alcune aziende stanno proprio facendo nei loro piani di CSR un ripensamento sulla logistica. Chiaramente sono aziende che movimentano quantità di materie prime, cose, o anche prodotti finiti notevole. Adottare una politica di acquisti verdi. Voi sapete che cos'è il GPP, Green Public Procurement? Non ve l'hanno parlato? È l'imporre, in questo caso si parla della pubblica amministrazione, ma vale anche per le imprese, alcune indicazioni, perché nel momento in cui si fa una gara, anche semplicemente un acquisto, ci sia dei requisiti ambientali molto stringenti. Quindi se io dico che compro solo, che ne so io, i banchi di scuola da un'azienda che mi dimostra di usare il legno FFC, come cavolo si chiama, quello delle foreste controllate, e non che mi va a disboscare qui magari il Tavoliere delle Puglie vicino a Foggia. Non si può disboscare il Tavoliere delle Puglie, eh? Peccato. No, a parte gli scherzi, però gli acquisti verdi possono avere un effetto molto interessante, perché io che sono un fornitore, se voglio continuare a poter partecipare a un bando, un appalto o a essere fornitore di quell'azienda che magari sta facendo una gara, o magari anche semplicemente non sto facendo nessuna gara, ma mi dice: o tu migliori la prestazione dal punto di vista ambientale, o se no mi dispiace ma vado a comprare le cose da un altro. Quindi acquisti verdi, eliminare l'uso della plastica, prolungare la vita dei prodotti, questo naturalmente è una cosa che le aziende fanno poco volentieri, perché ecco, più il prodotto ha vita breve e più se ne compra uno nuovo. Invece questo è interessante, informare i clienti sulla gestione del fine vita dei prodotti. Avete visto che oggi su molti packaging c'è proprio delle informazioni molto precise su come effettuare lo smaltimento, no?
Pensate che Tetra Pak, adesso non so se poi sono arrivati a definire questo progetto, stava studiando come separare l'alluminio dal cartone, perché se loro non mettono una protezione in alluminio, poi quello che c'è dentro va male, che sia latte piuttosto che succhi di arancia o quello. Però il problema è che va nell'indifferenziata quella roba, perché non puoi, adesso non so che punto è lo studio, però stavano cercando di studiare come separare l'alluminio, quindi aiutare il consumatore ad essere lui responsabile, ma però tu gli devi dare gli strumenti, per cui gli devi dire cosa deve fare, se no non è che può farlo. Organizzare eventi sostenibili, con mio grande orgoglio quest'anno il Salone della CSR dell'innovazione sociale ha ricevuto la ISO 20121, siamo tra i primi in Italia ad avere, e quindi è di eventi sostenibili dove appunto c'è un'attenzione alla mobilità, quindi tutte le persone come vengono incentivate a venire con i mezzi pubblici, all'uso di energie rinnovabili, zero energie fossili, tutta una serie di cose per cui quell'evento è sostenibile. C'è un lavoro che stanno facendo in molti sul tema dei grandi eventi musicali, artistici, quelli che muovono a volte migliaia di persone e che lasciano deturpato magari non solo per i rifiuti ma per tutto quello che l'impatto negativo può avere dell'evento. Quindi c'è sui green event, c'è tutta una letteratura, più che letteratura si cominciano ad avere dei casi concreti, e modernizzare gli impianti produttivi, che è quello che dicevo prima. Cioè alla fine se un'azienda capisce che rimodernando il proprio impianto produttivo migliora anche, non solo in termini di impatto ambientale, ma poi alla fine anche la qualità del prodotto, oppure risparmia, perché consuma meno acqua. Sapete che cos'è la carbon footprint? Ecco, water footprint, carbon footprint sono due impronte molto pesanti, però sono sicura che la terza non la conoscete, che è la community footprint. No, non la conoscete perché non esiste in Italia, per cui no, è una misurazione dell'impatto che l'azienda ha, dell'impronta che l'azienda ha sulla comunità. Per il momento credo che esista solo in UK, in Gran Bretagna, ma so che vogliono adottarla anche, perché come è l'impronta dell'inquinamento, è anche l'impronta sulla comunità, quindi questo non l'ho messo, ma andrebbe di là, però nessuna azienda me l'ha detto. Io direi facciamo una pausa, bene, perché di cose ve ne ho già dette.